Elena, sabato e domenica prossima una proposta dell'Azione Cattolica per i fedeli della nostra diocesi. Che cosa succede? Allora, succede che ci ritiriamo al monastero di Castellazzo, dove ci accolgono le nostre sore e le monache, per un momento di silenzio e di riflessione personale. Questo per staccare la spina da tutti gli impegni quotidiani che abbiamo, che siano la famiglia, il lavoro e anche tutte le attività parrocchiali, che ci vedono, impegnati, per poter ricaricarci spiritualmente. Un giorno e mezzo, diciamo così, di riflessione e di preghiera che partirà dal sabato mattina. Chi sarà l'animatore, di questo Allora, momento? noi abbiamo chiesto aiuto a Don Antonio Mastantuono, il vice assistente nazionale dell'Azione Cattolica, una persona, come dire, preparata a condurre ritiri spirituali che soprattutto ci dedica il tempo necessario, soprattutto in un momento in cui i parroci sono super impegnati all'interno delle parrocchie e quindi per non togliere loro tempo ai vari impegni parrocchiali, ci facciamo aiutare da un assistente che arriva da fuori e a questo punto ci può dare anche uno sguardo un po' più allargato sulla realtà ecclesiale. Un tema significativo che poi è quello che conduce l'intero anno pastorale dell'Azione Cattolica. E di una sola cosa c'è bisogno, ognuno avrà la sua, non sta a me a dire quale, ci facciamo aiutare da Don Antonio con tre meditazioni, due nella giornata di sabato, una alla domenica mattina, sarà lui a farci le domande e a illuminarci un po', a noi il compito di ricavare questo spazio di silenzio e di preghiera per provare, insomma, a metterci un po' in discussione, in ascolto. Per partecipare è necessario prenotarsi? Allora, chi desidera poter dormire su al monastero è fondamentale la comunicazione entro giovedì mattina, per poter vedere se ci sono ancora posti disponibili. E allo stesso modo chiediamo anche a chi vuole condividere il pranzo o la cena con noi di farcelo sapere entro giovedì per poter permettere l'accoglienza di tutti quanti.